Gregore, tu sul foglio fai un articolo in cui dici perché non sveli, qual è il titolo esatto di quell'articolo che hai fatto, cioè dicendo che non svelava le madri dei suoi figli, una cosa di questo tipo, eccolo qua il titolo, lo vedo in onda, caro Ronaldo, perché nascondi le madri dei tuoi figli, proprio non ti va giù questo Ronaldo, si chiama anche Cristiano, dovresti essere contento, l'Italia sarà pieno di bambini che si chiamano cristiani, no? Non sei contento? Non tanto, no. Non del nome ovviamente, c'è stato a un certo punto io non sapevo neanche chi fosse costui, dico ma un calciatore, ma sarà brasiliano, angolano, capoverdiano, boh, arrivi in Italia questo qui. A un certo punto mi scrive un lettore e mi dice ah devi parlare bene di lui perché si chiama Cristiano, fra un anno tanti bambini in Italia si chiameranno Cristiano, va bene, non male, meglio che Mohamed, va bene, va bene. Poi dice no, poi noto un'altra cosa, non è tatuato e al contrario di tutti, di tantissimi, almeno così mi dicono, magari ha un tatuaggio nascosto, non lo so, però comunque non ha tatuaggi evidenti e non è tatuato, quindi non ha questi abominevoli segni demoniaci, pagani, eccetera, eccetera, che corrono in tutti gli stadi italiani del mondo, che bello, ottimo, non è tatuato, un bravo ragazzo cristiano non tatuato, bene. Forse devo scrivere di lui, allora però mi informo un attimo e scopro questa cosa abominevole che ci sono dei figli e non ci sono le madri, o meglio le madri sono state nascoste accuratamente, pagate, evidentemente pagate o comunque nascoste e questo è una cosa terrificante, quindi mi sono anche innervosito col personaggio che voleva assolutamente che io scrivessi bene di costui, sono felice di essermi accorto in tempo di che razza di personaggio fosse. Ma è una critica sociale, Mughini, è una no, critica sociale. No, è uno scritto morale, di morale, Langone. Non so. Cos'è questo? È uno scritto di Langone. Langone va accettato esattamente com'è, senza una virgola in meno e in più. Questo... Uno dei più intelligenti, eleganti e originali corsivisti, scrittori che... abbiamo sui giornali italiani. Talmente originale che non conosceva Cristiano Ronaldo. Certo. Per cui non conosceva la storia di questo personaggio che vive in una dimensione che non è la nostra, evidentemente. Certo. È una Marilyn Monroe che gioca a pallone. Stiamo parlando di un fenomeno mondiale. Ma sì, è un fenomeno mondiale che non ha una vita normale. Non è normale come morale, non è normale come vita, non è normale come guadagni, non è normale come ambizioni. Certo. Cioè, io non posso pensarmi Cristiano Ronaldo. Cioè, io ho una vita normale con i figli. Ma tu l'hai incontrato, Ronaldo? Sì, l'ho conosciuto anche, non è quello, ma è come esiste, noi. Apparentemente come noi. Sembra due gambe, due braccia, denti rifatti, come noi. Come denti rifatti? Beh sì, dai, se rifatti. Ma questo non è, questo vabbè, secondario. È secondario. Beh, ci sono delle foto, dai, di quando era più piccolo per la testimonianza. Però, a parte questo, è Cristiano Ronaldo, cioè... come lo possiamo definire? Qualcosa che non esiste. Esiste, Ronaldo? Beh, c'è da un punto di vista sociale... No, prego, Giorgio, io però credo che con Giorgina abbia voluto normalizzarsi un pochino, anche avendo proprio un figlio da Giorgina Rodriguez. No, non credo. Minimo... Perché non lo puoi normalizzare? Ma lasciamo questo sogno a una donna romantica. Rendendolo accessibile a tutti, anche lui. Forse potrebbe essere un gioco mediatico. È sbagliato chiedere a Cristiano Ronaldo... le virtù che tu vuoi nel tuo vicino di casa. Esatto. Le virtù di Ronaldo nascono al primo minuto della partita e finiscono con l'ultimo fischietto. Amico mio, perché mi hai detto che è un fenomeno sociale, quindi... Ma un fenomeno sociale unico. Non perché è un modello per le nuove generazioni. Dai. Però perdonatemi, io incalzo su questa cosa, perché alla fine Giorgina Rodriguez era una ragazza normalissima, una commessa. Cioè lui involontariamente con questo messaggio fa sognare tutte le ragazze di poter poi arrivare Langone, ad un personaggio davvero così irraggiungibile, così io, mitologico, se vogliamo. Io l'unica cosa in cui mi trovo anche d'accordo con Ronaldo è su Irina Shayk. Ecco, su quello io sono d'accordo con lui. Beh, di una bellezza strepitosa. Però non erano compatibili, questo, probabilmente, però, anche per il carisma. Però voglio dire, stiamo parlando come quelli che volevano considerare Maradona un modello. Avete mai provato a vivere come Maradona? No. Senza cultura, senza basi? Ma avete chi è mai che provato? Vuole considerarlo? Quando è venuto non in Italia, uno dei più importanti scrittori spagnoli, sì. Marias, che peraltro è un grande tifoso del madrileno, e che peraltro lo conosce bene, lo ha visto, che dice tutto rimpiango fuorché l'uomo, non lo rimpiango, esatto, l'uomo non lo ma puoi non c'è l'uomo ma da prendere, conoscerlo i 30 in questi milioni casi, non sono me, l'uomo, campione. Hai capito Langone, non c'è un uomo, non ma esiste. No.
Ma no, ma, è un'illusione ottica. Ma voi che siete suoi complici, io credo. Sì, voi sì. Tifosi sì, di queste squadre, di questo campionato, no. Di questo campione, lo avete idolatrato, lo avete reso libero senza Langone. I vostri soldi. Noi soldi leggiamo Langone e non guardiamo al Ronaldo. Tifo. Lui non avrebbe potuto senza fare questi danni. Senza il piacere che alla, ci danno le sue giocate. Camillo, tu non hai mai visto una partita di calcio, ma se la vedessi e tieni presente che una partita di calcio teatralmente è molto più bella del 90% del teatro, è il piacere che ti dà, il piacere che ti dà nell'ultima partita dove peraltro non ha segnato, ha fatto delle cose inaudite, inaudite. È inaudito la sua presenza social. Perché ho capito, questa... ma il suo, la sua vita sta diventando un modello per milioni di persone. No, ma non è vero, dal calcio si entra nella società. Ma non è vero, è un modello, però fatemi dire una cosa, tutto quello che volete voi, ma questi numeri che adesso vi fa vedere Greta sono sicuramente inarrivabili, perché ma 142 no, ma milioni modello, di follower su Instagram a Ronaldo, 142 milioni, una settimana fa ne aveva 141 mila, quindi in una settimana un milione. Però per capire meglio questo fenomeno l'abbiamo un po' messo a confronto con dei fenomeni social, chiamiamoli così, sì. Quelli che vincono sui social, che hanno tanti follower. Matteo Salvini, per esempio, 740.000 follower, posta un video che fa tantissime visualizzazioni, vediamolo, 10 secondi. Questo video 213.000 visualizzazioni. 213.000. Andiamo nel mondo della moda, l'influencer più famosa del mondo, Chiara Ferragni, 15 milioni di follower, posta il video del suo matrimonio. Eccolo qua, lo vediamo. 7 milioni e mezzo di persone vedono questo video. Ma vuoi che Ronaldo non abbia alcune centinaia di milioni di visualizzazioni? Ma è pazzesco che Ronaldo... Ma Salvini sì, ma la Ferragni! La Ferragni è un fenomeno mondiale. 100 milioni c'è una differenza. Ma scusa, allora, la Ferragni è un mostro. Scusate, ma quello è un dio. Fatemi vedere però l'ultimo video. La Ferragni posta e fa il video del suo matrimonio e ha 7 milioni e mezzo di visualizzazioni. Sì. Basta che Ronaldo metta un video degli allenamenti. Vediamo. Vorrei ben vedere. 17 milioni di ma visualizzazioni. È un artista al lavoro. Greta, hai fatto un casino. Un artista al lavoro, non lo paragonare con i tuoi tutto amici. Rispetto, a parte che non mi sento un collaboratore né di Ronaldo. Complice. Magari dici anche così ti arriva qualcosa. Pagato. Ma a parte questo, ma Salvini, con tutto il rispetto, sono tre cose e la Ferragni completamente non diverse. Generano emozioni. Ronaldo genera emozioni. Certo. C'è un bel cavolo di differenza, cioè l'emozione di un gol. È chiaro santo. Che Langone non conosce il calcio, non ama il calcio quasi, giustamente, lo snobba, ed è naturale, ed è normale. Ma scusa, la rovesciata, lo stadio di Torino si alza in piedi dinanzi a questo gol che ci aveva umiliati, perché dinanzi a quell'esibizione. Sì, sì. E come la conosco si fa? Anch'io quella. Ma come si fa? La conosco anch'io. Ma come si fa?